Quando ero ragazzo, ero ossessionato da un mistero: il mistero della vita, della condizione umana, delle trame, dei rapporti umani. Allora, allora trovai il cinema come luogo magico per eh, investigare tutte le mie curiosità. Una sala buia, seduto su una poltrona, a veder sfilare fantasmi di esseri umani di tutto il mondo, giapponesi, indiani, americani. Eh, di tutte le epoche, una pacchia incredibile. Questa palestra però era molto fantasmagorica perché erano tutte proiezioni di esseri intangibili e quindi per un fatto totalmente casuale della vita eh, incontrai il teatro e il teatro ehm, l'ho trovato in questo senso infinitamente più ricco nel senso che era una vera palestra di situazioni incredibili di tutto poteva accadere e soprattutto era un'esperienza condivisa era un'esperienza dove c'erano sul palcoscenico, delle persone, era eh, altri in sala, ma in realtà era qualcosa che accadeva tra e nell'insieme di tutte queste persone. Il teatro, in realtà, è un dispositivo per fare esperienza insieme, cosa che il cinema non è perché chi sta sullo schermo non, non è qui con noi. Quindi, questo dispositivo magico, di poter fare esperienze insieme, ci spiega anche l'importanza che adesso si capisce poco, che aveva il teatro in, in altri momenti della storia, per esempio questa idea che per esempio a Lucera c'è un magnifico teatro, c'è anche un anfiteatro. Comunque in ogni città c'era in piazza il comune. Eh, non so, il commissariato è un teatro. Come mai? Cioè, perché questa, per andare a divertirsi? Non credo, io credo che il teatro in realtà è questo dispositivo che la della quale si dota il, 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 la comunità per poter fare esperienze insieme che non hanno conseguenze perché se la comunità non ha un luogo per sperimentare insieme in quasi in un modo Laboratoriale, cioè che, che, che quello che accade lì che può succedere di tutto: ci può essere vita e morte, ci può essere tragedia, ci può essere ah, ah, tradimento, ci può essere le peggio cose, le più belle cose, però finito lo spettacolo, questo non ha una conseguenza diretta no, sulla vita delle persone. Quindi, se la comunità non ha più questo dispositivo a disposizione, dove fa queste. dove condivide queste esperienze? Quindi, il tradimento sarà solo nel, non so, fare le corna alla coppia, o, o, o se odio qualcuno, andare a ammazzare. cioè, come, come si fa a fare esperienza senza fare danni? Perché. Questo rapporto tra teatro e fare danni è anche molto interessante perché in realtà il teatro è l'unica attività umana che non rischia di fare veri danni. Perché anche l'idraulico, se sbaglia una mossa, può creare un'inondazione. So, un, per non parlare non so, di un chirurgo che può... Ammazzare un paziente, per un pilota che può per una distrazione fare precipita precipitare un aereo, oppure eh, diciamo, tutte le attività umane hanno implicitamente un potenziale rischio di danno. Quindi a me mi è sembrata una figata pazzesca poter fare tutto quello che immaginavo senza fare danni. E questo sembra una cosa da poco. Non lo è affatto perché ti puoi anche divertire di più, perché, non, non avendo questo rischio, puoi osare anche di più. E quindi, eh, questo mi, mi spiega adesso meglio anche la unicità del, del mondo teatrale, del lavoro teatrale, del, della perché anche i spettatori fanno parte di questo meccanismo. Cioè infatti lo spettatore cosa fa? Paga qualcuno, paga il, perché paga il biglietto d'ingresso? Paga il biglietto d'ingresso perché un altro farà qualcosa che in realtà lui non osa fare. Lo farà sul palcoscenico, non succede niente, però attraverserà questa storia incredibile che lo spettatore preferisce guardare. No? Quindi è, è, è qualcosa, è una convenzione che spiega bene anche il, il, il fatto teatrale. E poi, tutto sommato, mi è sembrato che il teatro, in realtà, nella vita, nella mia vita, è stata la metafora migliore che potevo trovare per eh, indagare sul, su questo tema dell'ossessione della quale parlavo del mistero della vita. Eh, perché tutto sommato, anche quando si nasce, no? quando si nasce, si nasce nel teatro di una famiglia, cioè il bebè si trova davanti a una compagnia teatrale, che è la propria famiglia, che sorride, che ride, che si... dove succedono un sacco di cose, passano gli anni. E anche noi diventiamo in qualche modo protagonisti di questa commedia o tragedia, a volte commedia, a volte tragedia, su un palcoscenico che si chiama pianeta Terra. Quindi adesso possiamo entrare più in questa premessa, ci tenevo a farla perché è un po' il tema sul quale sto lavorando adesso e che trovo... Eh, che, che risponde un po' alla domanda di perché il teatro è qualcosa di così particolare. Allora non so, da qui in poi, ehm, Antonio, che dici? Dai 20 e 30 anni ehm, abitavo a Montevideo. E è vero, è lì appunto mi sono appassionato del teatro e ho fatto tutti i mestieri che si fanno sul palcoscenico da facchino, macchinista, elettricista, fonico, qualsiasi cosa. E questa esperienza diciamo era più o meno l'unica cosa che, che sapevo fare, che anche non era, non era tanto. Quindi quando poi ebbi la fortuna di ricevere una borsa di studio in Francia concessa da Jacqueline che poi è diventato ministro di cultura al festival di Nancy ehm, grazie a alcuni esperimenti che avevo fatto nel teatro in, a Montevideo che ebbero parecchio successo lì in, quel, in quegli, quegli anni ehm, mi trovai a, in Europa ma fondamentalmente e senza sapere nulla, quindi è eh, in un'epoca che è molto diversa dall'attuale, però eh, animato da queste esperienze che, che avevo fatto e con il eh, vantaggio diciamo, di parlare molte lingue, io parlo cinque lingue, quindi diciamo, mi sono trovato un po' eh, a fare l'unica cosa che, che, che sapevo fare, che era creare relazioni umane in molte lingue, quando ancora il tema della lingua era molto più divisore, non c'era Google Translate, non c'erano ste cose. Quindi eh, mi, mi trovai a, a, a inventarmi un mestiere, che è quello dell'organizzatore teatrale e soprattutto di questo tema dei, dei scambi internazionali. No? Cioè, i scambi internazionali teatrali all'epoca era una cosa molto limitata e, 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 e diciamo, eh, mi sembrava anche molto importante, che vedevo una cosa meravigliosa da una parte, poi però dall'altra parte non, in un altro paese questo era sconosciuto, quindi diciamo, mi sembrava molto virtuoso poter, poter eh, mettere al servizio di, delle mie capacità di far circolare, di far conoscere artisti di un paese in un altro paese e questo man mano eh, che passava il tempo, e soprattutto con l'esperienza che ho fatto in quei, in quei anni 72-74 a Nancy, che Nancy adesso non esiste più da tanto tempo, però era come il Festival di Avignone, come Spoleto, cioè, però ehm, diciamo in realtà Nancy non era come questi festival che conosciamo adesso, Nancy è stato un evento unico nel senso che è stato piuttosto è sbagliato chiamarlo festival. Era, i stati generali del teatro della sperimentazione perché non, <coughs> la sperimentazione teatrale di quell'epoca <coughs> non, 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 non ha molto a che vedere anche con quello che accade adesso perché era un momento storico ehm, diciamo dopo gli anni della guerra era un momento storico dove gli artisti dove artisti cercavano nuovi linguaggi, quindi erano i stati generali dei nuovi linguaggi. E che significa questo? Che per esempio eh, artisti come Tadeusz Kantor, ma tanti come Grotowski, come... Come Bob Wilson, come Meredith Monk, che facevano una ricerca come il Braden Puppet, come, alt come tanti altri, facevano una, una ricerca approfondita su, um, su, sui nuovi linguaggi possibili. E questo um, influenzava tutto, influenzava il cinema è un po' il mondo che conosciamo adesso, è un po' il risultato di tutte quelle ricerche che si fecero allora. Prima, prima del Festival des l'unico evento, diciamo così, di teatro, teatro internazionale in Europa dopo la seconda guerra mondiale fu, fu una cosa che si chiama il Théâtre des Nations, che si faceva a Parigi, però che era una cosa un po' organizzata, cioè di un signore che non mi ricordo come si chiama, che aveva organizzato con, eh, nominato da De Gaulle o da non so da chi, e, e, e negli anni '50-60, dopo, dopo la, 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 la fine della seconda guerra, eh, e allora contattavano le ambasciate e l'ambasciata mandava un po' del paese, ma mandava un po' quello che voleva. E questo però no, spesso era, non so, il balletto. Del Messico, non so, cioè, co cose mh, che non avevano un, ve un vero interesse. Jacques Lang, invece, che era uno, eh, un professore, uno studente professore dell'Università di Nancy, di eh, è un eh, avvocato di diritto internazionale, appassionato di teatro, ha creato un festival universitario, quindi un altro canale, eh, le compagnie delle università eh, del mondo organizzò per vari anni questo festival di teatro universitario, <coughs> quindi c'era una rete non ufficiale, non ufficiale diciamo, di ambasciate e eh, dopodiché lui allargò questo a fare il festival internazionale, non più universitario, mandando delle persone scrivendo migliaia di lettere, ha, cioè tramite l'ITI, l'Istituto Internazionale del Teatro, che dipende dall'UNESCO, eh, ha avuto tutti i elenchi di tutti i teatranti in tutto il mondo eh, registrati all'ITI, che è una cosa facile, e ha scritto una lettera a ognuno di questi teatranti sconosciuti in Colombia, in tutti i paesi del mondo. Quindi le compagnie teatrali, anche piccole, anche più o meno sconosciute, ricevevano una lettera da, dalla Francia con il francobollo francese scritto in inglese, invitandoli a candidarsi a venire al, al festival. Era una cosa che mai vista, cioè una, una cosa anche che sembrava come essere visti da Dio, no? cioè una cosa... E, 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 e bisogna anche ricordare che questo festival praticamente non aveva nessun finanziamento, era un festival che usava semplicemente le strutture della città universitaria di Nancy durante l'estate, interessante dal punto di vista che in due settimane... 60 compagnie di tutto il mondo coincidevano, si vedevano, stavano insieme. Non è che arrivava e eh, poi se ne... No, stavano l'intero periodo ed era per questo che dico stati generali, perché era come un incontro, eh certo, e, e si vedevano anche tra di loro, no? Quindi eh, sì, ma da, da, da quelle esperienze viene fuori poi Grotowski, viene fuori eh, Bob Wilson, viene fuori Cantor... Io ero venuto in Francia con una borsa di studio di due anni presso il Festival di Nancy, con il piccolo problema è che mentre io sono venuto in Uruguay, dove stavo prima, è arrivata la dittatura militare e quindi neanche potevo tornare, quindi a quel punto dovevo rimanere, ma rimanere quando finisce la borsa che cosa faccio? Quindi, ehm, Diciamo, eh, tramite alcune conoscenze che ho fatto a Firenze, eh, diciamo, tra tramite il PC concretamente, no? eh, ehm, il Partito Comunista Uruguaiano, io avevo collegamenti con il PC italiano, eh, anche in modo particolare con Luigi Nono, che è un grande famoso musicista italiano, eh, che era nel comitato eh, del, del PC che avevo conosciuto in Uruguay perché Luigi Nono era venuto in un viaggio eh, in, in Sud America e lì l'avevo conosciuto, quindi avevo dei collegamenti in Italia. ho detto: Vabbè, mi mandano in Italia, e rimango in Italia. Con questi contatti che avevo, a un certo punto c'era un'organizzazione che si chiamava Teatro Regionale Toscano, che era un'organizzazione teatrale. Eh, territoriale diciamo, della regione toscana e proposi al, eh, al Teatro Regionale Toscano di ehm, portare a Firenze alcuni degli artisti che avevo conosciuto a Nancy e fare uno spazio teatro sperimentale in combinazione con un artista a Firenze che si chiama Pierluigi Pieralli che è un regista di avanguardia di dell'epoca e mh, accettarono questo e quindi per di, due o tre anni ho potuto fare come una specie di stagione teatrale, con, portando appunto Bob Wilson in una piccola sala di 200 posti, però Bread and puppets, cioè mo, molti degli artisti che avevo conosciuto a Nancy, che per l'Italia di quel momento eh, era un fatto clamoroso. Tanto, tanto è vero che. Eh, venivano da, da Milano, venivano da Roma, perché era l'unica cosa diciamo, in quel settore che accadeva in quel momento in Italia e quindi ehm, infatti eh, questo mi costò poi a un certo punto anche il mio teatro a Palazzo Pitti perché eh, quando venne Thaddeus Cantor con questo è un piccolo aneddoto, Deus Cantor con la classe morta, che fu un evento clamoroso per tutti, a un certo punto eh, in sala c'era Achilleochetto, però la federazione di Firenze non sapeva nulla che Achilleochetto, che aveva a quell'epoca una compagna che era un'attrice, che l'aveva portato, quindi scandalo che... Lì, in questo teatrino, era arrivato Achille Occhetto che la federazione del PC di Firenze non era al corrente e quindi hanno cominciato a, investi a investigare. Ma, chi, ma è chiesto chi è signore che riesce a portare Achille Occhetto senza che noi neanche lo sappiamo? Rappresentavo il teatro regionale toscano. Che eh, però eh, a quell'epoca, ma anche adesso, in realtà si pone lo stesso problema che si pone adesso col PNRR, cioè nel senso, come fare a garantire i standard europei in qualsiasi attività, che sia industriale, che sia il teatro, eccetera, eh, come garantire i standard europei eh, in Italia, in quell'epoca. Era molto difficile, cioè nel senso delle compagnie straniere che quando venivano non venivano pagate, oppure era, era molto, tutto molto caotico, tecnicamente non erano attrezzate. Cioè, eh, per esempio, quando in una scheda tecnica si di, in francese si dice un, un teatro en Nord-de-Marche, un teatro funzionante, si intende un teatro equipaggiato perfettamente. In Italia l'unico equipaggiamento dei teatri sono le corde. No? cioè nel senso che non c'è un parco luce normalmente perché ogni compagnia porta la propria però questa è un'usanza cioè quindi ci sono tantissimi livelli di fraintesi possibili e quindi quello che, che è stato poi la mia mh, difficoltà nel caso di Cantor era che non potevo garantire a Cantor le cose che lui richiedeva perché io ero a mia volta legato a quello che mi eh, diciamo mi passava il Teatro Regionale Toscano e quindi una lite furibondo, Cantor mi, mi ha cacciato malamente quindi a quel punto ho deciso di aprire un'agenzia che si occupava esattamente di questo. Che infatti Franco Camerlinghi, l'assessore alla cultura di Firenze di allora, un tipo intelligente, molto carino, molto bravo mi ha detto guardate secondo me tu mh, non devi lavorare nel pubblico tu devi lavorare nel privato e quindi io ho fatto questa agenzia per poter garantire alle compagnie eh, teatrali che venivano in Italia lo standard eh, europeo diciamo e in quell'epoca c'era una cosa che eh, diciamo era qualcosa che precedeva l'estate romana o che era, diciamo, proficua per la nascita dell'estate romana, che, una, che fu un teatro tenda a Roma, gestita da un impresario napoletano, pazzo come una capra, meraviglioso, un essere umano fantastico, che eh, aveva delle idee incredibili per l'epoca cioè grazie a lui che Proietti ha fatto meglio, cioè, dove stava Proietti, Fisso, Gasman Fisso, eh, Edoardo Fisso, in questa tenda, Al, il teatro argentina praticamente non esisteva, cioè esisteva questa tenda in Piazza, in Piazza Mancini un po' lontano, però con una vivacità enorme, quindi lì a un certo punto... Carlo Molfese mi dice, eh, tu che vieni da Nancy, facciamo un festival di teatro popolare a Roma, tutto privatamente, senza fondi, e eh, per diversi anni, quindi la prima edizione mi pare del 77. e eh sì, nel 77 poi e Quindi coincide anche con l'arrivo di Renato Nicolini, e quindi, infatti, Nicolini era sempre lì, cioè in questo teatro c'erano tutti sempre presenti, cioè Fellini veniva a tutti i spettacoli, cioè tut tutta Roma era sempre in questo teatro che era molto vivace. Tutto questo lavoro di intercambio culturale teatrale nel mondo ha una valenza politica molto importante che adesso si sente molto meno. Ma All'epoca bisogna ricordare che c'era il Muro di Berlino, c'era Checkpoint Charlie, c'era la guerra fredda, c'erano du due mondi. Eh, quindi, eh, Dario Fo e Franca Rame venivano invitati regolarmente negli Stati Uniti e il ministero degli esteri li negava regolarmente il visto. E diciamo era una cosa che eh, praticamente per questa cosa del soccorso rosso eccetera ehm, Andreotti aveva praticamente vietato questa, questa cosa il pen club, il pen club di, 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 di americano invitava Dario Fo e Franca Rame e non c'era verso di e allora a un certo punto <coughs> un produttore di Broadway <coughs> decise di produrre morte incidentale di un anarchico in, eh, a Broadway in, in una versione inglese con buoni attori, una produzione costata non so 2 milioni di dollari, una cosa così. Quindi a quel punto eh, che con Dario e Franca eravamo già in una relazione perché io li portai in Spagna con Mistero Buffo, insomma... Abbiamo già fatto delle cose insieme, mi dicono guarda Andrea, abbiamo questo problema che questo produttore ci invita per la prima di questo spettacolo e vorremmo di nuovo tentare, però a me sembra inutile. Dico vabbè, proviamo. Allora mi sono messo in contatto con questo impresario simpaticissimo di New York, tipico impresario col sigaro, eccetera e ehm, abbiamo scogitato insieme una strategia che non era basata per niente sul tema della libertà, diciamo, ma sul, ehm, eh, sul business, cioè se, se un impresario americano investe 2 milioni di dollari su un prodotto, ehm, e gli viene vietato, gli viene impedito, gli viene reso difficile la promozione del prodotto, eh, intacca una cosa che per gli americani è molto importante, si chiama freedom of trade, la libertà di commercio. Cioè se tu intacchi il freedom of trade, poi lo Stato ti deve pagare non so quanto perché tu li fai causa e, e quindi basando eh, tutta la questione sul freedom of trade è arrivato il visto tre giorni prima della prima, eh, non so se Pan American prima classe con Dario Franca a New York, Perché eh, però eh, bisogna trovare questa, questo inghippo diciamo del freedom of trade, <ride> quindi a voglia di libertà di stampa, libertà di... E poi abbiamo, siamo andati per questa e lì abbiamo preso contatto con un altro impresario che poi ha organizzato l'arrivo la, di Dario e Franca con il loro con il mistero buffo, con lo, lo spettacolo di Franca. e Abbiamo girato a varie università e anche a New York. A Buenos Aires, che è un paese con una chiesa molto forte, quando abbiamo portato mistero buffo. Già prima di arrivare, ehm, la, 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 la Chiesa argentina aveva fatto tipo il, il, ehm, avvertito i fedeli di non andare a, a vedere questo spettacolo, e c'è <coughs> stato il, lo stigmate eh, molto forte, con articoli sulla stampa, eccetera di questo anticristo che arrivava a, a, a Buenos Aires e, e io mi ricordo che ero a cena con loro eh, in un ristorante al terzo spettacolo e quella sera dovevo prendere un aereo per Los Angeles perché non so che altra cosa succedeva a Los Angeles in quel momento e dico ma posso andare tranquillo? Sì sì vai tranquillo cioè, arrivo a Los Angeles e avevano sfondato il Teatro San Martín di, 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 di Casa Corrientes perché tiravano i lacrimogeni, un casino senza fine, infatti c'è un, un libro così di, 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 di articoli di giornale su questo tema di Dario Fossi, Nonni... Eh. Questa idea di, di avere questo strumento, questo... Ehm, dispositivo, come la parola che ho imparato da Antonio l'altro giorno, mi piace molto, eh, di questo dispositivo, di un'agenzia internazionale di spettacoli, era una cosa che mi, praticamente mi dava la possibilità di investigare tutto quello che personalmente anche mi interessava, dei paesi, delle maestri, trovare cioè, ispirazione da... da da grandi artisti, cioè nella mia ricerca mi, mi consentì eh, di portare avanti in realtà la mia ricerca personale, quindi ehm, con tutti, erano tutti grandi maestri di teatro, ma anche di vita, di, 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 di visione, cioè erano personalità di, 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 che erano come all'avanguardia su tutti gli aspetti. Quindi eh, a un certo punto... Mi, mi impuntai a lavorare con Peter Brook allora con Peter Brook la cosa fu molto difficile perché poi ci ho lavorato per 25 anni però diciamo all'inizio fu molto difficile perché lui aveva all'epoca stiamo parlando dei primi anni 80 una produttrice straordinaria, una donna piccolina così, Micheline Rosin, che è deceduta, diciamo che era tipo un bulldog, una cosa… cioè lei aveva anche lavorato in cinema con Buñuel, con, con altri e era veramente tostissima. Quindi io a un certo punto mi trovavo a Parigi, avevo preso appuntamento anche con lei, e andai nel suo ufficio, lei mi riceve. Mi fa passare, mi dice ho poco tempo, mi dica. Allora io dico no, guardi, io ho l'idea, vorrei portare il maestro in Italia, insomma così. E lei mi dice, e quindi? No, e che volevo, mi piacerebbe molto se possiamo organizzare. Ma lei ha qualcosa di concreto? No, ma dice se non ha nulla di concreto si può anche accomodare, quando ha qualcosa da proporre può tornare. E finì così prima, il primo incontro. E poi, diciamo, io sapevo che stavano preparando il Mabarata e, e allora da, da diverse città mi avevano chiesto notizie su questo Mabarata che doveva andare in scena tra, tra un anno, tra due anni, non so quando. E, e, ricordo il comune di Barcellona, il comune di Madrid, diversi, Francoforte, mi, mi, si erano interessati in questa cosa. Allora, nuovo appuntamento, allora dico, guardi, questa volta è un po' più concreto, ho diverse proposte, sì, mi dica. Eh, dico, sì, no, mh, ho parlato col Comune di Barcellona, di Madrid, anche a Prato, dove poi il Mabarata è l'unica città che ha, che ha toccato in Italia è Prato, dove poi infatti il sindaco di Prato si è dovuto dimettere per il costo del Mabarata. Quindi anche lì ci sono sempre poi delle cose di luce e di, di ombra. Lei mi dice benissimo, allora guardi, a me mi, 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 mancano, mi manca un milione di dollari per la produzione, se lei mi porta un milione di dollari lo possiamo fare. E, arrivederci. E, 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 e io ho, dovuto ho, dovuto, ho avuto il piacere di, di riuscire a trovare questo milione di dollari che mancava per la produzione. Beh, perché avevo questi comuni eh, di Barcellona, di Madrid, di Francoforte e Atene che, che, che erano molto interessati e che erano disposti a pagare una cifra superiore, diciamo, che pagava le, 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 il costo, il costo della re, delle repliche, ma anche una quota della produzione, come succede in generale anche adesso. Ma Barata fu ehm, nel, nell'estate del 1985, andò in scena a Vignone in un posto incredibile che cominciava a imbrunire, e finiva all'alba, dove durava 12 ore le tre parti e poi da Avignone fece prima una tournée in queste città che avevano coprodotto e poi andò a Parigi e al Buff di Nori una versione più ridotta. Un mio maestro, un impresario con il quale ho lavorato per, per alcuni anni eh, di Parigi, eh, fu eh, lui, eh, Fernando Lombroso, che era di origine, lui è nato in, in Alessandria, in Egitto, insomma, un personaggio incredibile, e è riuscito per primo a portare il Bolshoi fuori dalla Russia, per esempio. Quando arrivò il Bolshoi a Parigi e a New York, dopo che per... Anni non veniva un russo fuori dalla Russia, è stato qualcosa che non c'è nessun dubbio che ha avuto un forte impatto per poi que quello che è successo negli anni su successivi. Questo non credo che il teatro possa avere esattamente questo tipo di, di funzione adesso, però um, perché que questa idea anche delle persone di conoscersi, di, 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 di incontrarsi, che adesso. Eh, questo accade eh, in un modo che eh, accade in mille modi che all'epoca eh, era veramente molto, molto tutto eh, separato quindi secondo me adesso il teatro dovrebbe cercare trovare un altro modo di, di anche trovare per se stesso questo ruolo politico che noi lo vediamo anche nelle piccole comunità no? Il, il ruolo che il teatro aveva nelle piccole città, piccole e medie città, non, ehm, non è più quello che aveva allora, non, non aveva questa stessa importanza o rilevanza nella vita della gente. Però per esempio ti posso dire che eh, per esempio in Italia il teatro è ormai una cosa completamente secondaria, ma non così per esempio a Vienna. Cioè in Austria, per esempio, il, il direttore di, dell'opera o, o i grandi personaggi dei teatri pubblici austriaci eh, viene discusso quasi come il sindaco, cioè hanno un'importanza quindi non è uguale dappertutto. Quindi in altri paesi può avere una rilevanza molto seria e, e ripeto, per gli austriaci, per esempio, il Festival di Salisburgo, sono istituzioni che, che hanno una rilevanza enorme. Il teatro dovremmo in teoria imparare a scuola, cioè de, de, imparare a scuola, ma non imparare per fare teatro, cioè quello che si chiama teatro per la vita. Cioè, il teatro, cioè siccome in realtà, no? eh, se anche come nell'inizio questa cosa che nasciamo sul palcoscenico della famiglia, cioè se noi pensiamo, ehm, diciamo, ehm, il teatro è molto molto utile eh, per esempio nella gestione dei conflitti, per relativizzare anche tutte le nostre eh, passioni, smanie, eccetera, è molto molto utile essere spettatore e vedere lì che si ammazzano sul palcoscenico e perché si ammazzano, perché non si ammazzano, perché si amano, perché non si, si odiano. E però se riuscissimo a integrare il teatro per la vita, che tra l'altro io sono molto amico e, e, e ammiratore di un maestro che lavora molto in, in Spagna, a Madrid, lui, Juan Carlos Coraza, eh, ha un'accademia teatrale dalla quale sono venuti fuori. Javier Bardem, Penelope Cruz, tutti grandi attori spagnoli, però lui lavora moltissimo su questa cosa e parla moltissimo di questa cosa, di fare teatro e infatti eh, anche a Roma abbiamo organizzato, mia figlia Mara ha organizzato per anni dei corsi ehm, diciamo per adolescenti cioè per, per ragazzi, anche mio figlio più piccolo ha partecipato, mio nipote, eccetera, tutti ed è uno strumento per la vita importantissimo, cioè quello di, 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 di questa capacità di, di ad, ad, eh, assumere dei ruoli svariati, di imparare la sottigliezza di, di, del, anche dell'aspetto ludico, della, del gioco, del, della relatività anche delle visioni, eh, se questo viene fatto con intelligenza è uno strumento di educa educativo non importante, più che importante in questo senso per esempio avrebbe sì, chiaro un, 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 un valore politico di primissimo ordine allora, grazie a tutti e viva Bu buona vita e buon teatro a tutti Yeah. <laughs>